dalla sezione inedita La misura del testo. Ci risiamo di nuovo con le distanze confuse e le dimensioni imprecise. Tirare le righe sulle negazioni, lasciando la possibilità agli spazi di essere decisivi nelle discussioni riguardanti la forma e le relazioni strette tra loro. Condurre il discorso sull'orlo dell'incomprensibile e ritrarlo per un attimo, prima dell'entrata nel vuoto, riprendendo il filo e misurando la profondità. Se mi guardi quando cammino, perdo l'equilibrio. Nella frase ripetuti segni di inquietudine sulla decisione di non lasciare traccia del percorso. Volevi solo dormire in fondo alla pagina, al limite del banale impedimento. Circostanza senza punti fermi, oscillante tra i discorsi paralleli all'infinito, collocarsi in una dimensione impropria, allo stato liquido per pochi istanti, fluttuante tra gli spazi concessi dalla forma di un volto pallido e muto, dissolvente nei contorni di una figura che non procedeva nella direzione ricercata e voluta, uguale, senza che il segno fosse definitivo nel risultato, approssimativo, dicevi, il tuo sguardo mi penetra. Nell'incontro casuale ricercavi le premesse e le conseguenze di un'incongruenza tra i segni. Sostenevi fosse solo lei l'artefice di questo lento movimento apparente. Dilungarsi sulla preparazione dei materiali, predisponendo l'occorrente per tracciare una linea definitiva che avrebbe condotto il punto alla fine, di una forma da ricercare dentro, al di fuori di ogni evento sopravvenuto, cancellando ogni possibilità di incontro, tacendo su quanto poteva dirsi, cercando di fermare l'immagine sul prima che tu arrivassi non c'era. Disperdere ogni possibilità di dialogo che potesse rappresentare un punto da cui partire per congiungersi in alto, sfiorandosi solo in apparenza, ricercando ancora di confluire in un possibile riavvicinamento al testo.